Buonasera! Buonasera, ciao! Bentornati ora! Ciao a tutti! Come va? Oggi siamo felici! State? Oggi siamo molto euforici! Vabbè, molto... ma tutti sabato, tutti è venerdì! È vero, tutti venerdì noi siamo euforici perché... la mano così. Vai, continua a parlare. Perché sappiamo che siamo qui a Radio Gio, la radio che non ti aspetti. Ma no, ma questa è una cosa che diciamo di solito alla fine. Vabbè, noi lo annunciamo. Ah, vabbè. Comunque ha ragione Emanuele Ingegneri. Dobbiamo cominciare puntuale, siamo sempre in ritardo. Vabbè, ma allora, non è colpa nostra. La regia oggi è un po' birichina. Della radio. Abbiamo una persona molto importante. Una persona che è di casa, possiamo dirlo che è di casa. Ma prima di iniziare però dobbiamo fare una cosina prima. Hai studiato la nostra scaletta Nino certo, Genovese? La nostra scaletta. Allora, sei sicuro? Interrogazione, qual è la prima domanda da fare a questa persona intanto? La prima domanda è chiederle chi è. Perché in effetti diciamo che era abbastanza scontata. Iniziamo sempre così, quindi era una domanda. Non c'è bisogno, basta che... Però prima di partire con l'ospite è dubbioso. Sì, stava guardando. Prima di partire con la presentazione, con il nostro ospite, c'è un video particolare di tutto quello che è successo in... Di tutto quello vai, che... Vai, Anthony, scusa. C'è un, no, c'è un video particolare. Sto seguendo. C'è un video... Te lo dico quando c'è il video, ok? Sì. Perché se no sente lui. Vai, okay. Vai. No, dicevo, c'è un video particolare di quello che è successo sì. In questo periodo un po' stato particolare. E... non lo spieghiamo, c'è il video, ci saranno le immagini che faranno un po' dopo. Per vai. Voi. Vai. Bene. Le immagini che abbiamo visto sono immagini che nel 2024... fanno un po' storcere il naso. Sono immagini che ricordano sicuramente un passato brutto, un passato che fa parte appunto della nostra memoria, un passato che noi non vorremmo ritornasse, perché sappiamo bene che quando accadono, ecco, queste cose, la storia ci insegna, le conseguenze che poi vengono non sono mai positive. Ma anche perché io la prima volta che ho visto questo video mi sono... cioè, pensavo, ragazzi, fosse, ve lo giuro, un video vecchio. Cioè un video di quel periodo e storico. No, no, purtroppo e invece è un video attuale. E la cosa che fa paura è che è un pensiero che si sta diffondendo tanto. Si sta diffondendo tanto e... Noi l'abbiamo mostrato solo per farvi capire in realtà che noi ci asteniamo a qualsiasi tipo di... noi abbiamo aperto, lo diciamo sempre, abbiamo aperto questo piccolo progetto con l'obiettivo di divulgare l'armonia, di divulgare l'arte, di divulgare la cultura, perché la cultura è quella che fa bene all'essere umano, la cultura è quella che fa bene a un posto, a un luogo, alla condivisione di emozioni. La cultura è sempre ciò che fa da tramite... per cose belle. Quando ci accorgiamo che in Italia, nel 2024, anche poi nel mondo, perché se estendiamo questo discorso in tutto il mondo, per tutto il mondo sicuramente ci sono tante altre realtà come queste che sono accadute e tante culture che oggi vivono questo tipo di come posso chiamarlo, di fenomeno, anche se non mi piace dirlo, perché è una cosa che oggi non dovrebbe esistere, eppure esiste. Quindi noi esortiamo sempre a vivere di cultura, impariamo dalla storia, perché la storia serve proprio a questo, a non ripetere gli errori passati. Quindi se veramente immergiamoci nella cultura, di cose belle però. Esatto, circondiamoci di bellezza e andiamo a ricercare e a riportare, ecco, chi forse non vuole vedere più la bellezza, ritornare a fargli aprire un attimino gli occhi, ecco, in particolare in un periodo storico delicato come in quello in cui ci troviamo. E oggi noi ci immergiamo veramente nella cultura. Ci immergiamo nella bellezza, nella cultura. E ci immergiamo grazie a una persona che è una competente sotto questo campo. Perché ospite della nostra puntata, Giorgio, lo vuoi dire tu? Chi è? No, oggi voglio che lo dici tu.
Ma vai, lo dico sempre vai. Io veramente. Non è vero, lo dico sempre io, sempre. Shock, dai, ragazzi. Ti do a te l'onore con questa oggi puntata. Ospite della puntata, noi la accogliamo con un grande applauso virtuale, spero la potete, la possiate accogliere anche voi, la nostra Angelica Santamaria, che è la nostra pedagogista della struttura accoglienza dell'IPAB, la nostra comunità alloggio. Adesso sistemiamo tutto, facciamo. Ciao Angelica. Eccoci. C'è il microfono? Sì, questo è tutto tuo. Eccolo. Il gelato, lei ha il gelato. Buonasera Angelica. Buonasera. Che piacere averti qui. Anche per me, grazie per avermi invitata. Grazie a te, perché noi siamo felici, perché il piacere è tutto nostro. È tutto nostro il piacere. Ma come mai è il piacere nostro oggi? Ma perché Angelica è, ovviamente l'abbiamo detto, è di casa, è la nostra, è la pedagogista, la nostra struttura, ma facciamo una cosa, facciamo parlare un po' Angelica. Angelica, per chi non ti conosce, ti guarda ora, dice, ma chi è questa ragazza? Presentati, raccontaci un po' di te, del tuo percorso di studi e di quello che oggi fai qui con noi e anche di come sei arrivata qui. Allora, io sono la pedagogista della struttura perché, come sapete, qui dalle suore c'è una comunità per minori che si chiama la Casa della Fanciulla, quindi io seguo i bambini, ho iniziato diciamo 3 anni fa, poi ho avuto un periodo di stop e ora ho ricominciato di nuovo e seguo i bambini diciamo in tutto. Sia dal punto di vista tutto. Esatto, sia dal punto di vista didattico che comportamentale. Il mio percorso di studi, io mi sono da poco specializzata in pedagogia perché prima diciamo, ho iniziato con la triennale Scienze dell'Educazione e la Formazione, quindi facevo l'educatrice professionale e poi appunto mi sono specializzata in pedagogia che è un'estensione alla fine dell'educatore professionale. Ok, no, perché quello che la mia confusione nasce sempre dal fatto che psicologia e pedagogia, cioè sono due cose diverse o sono due cose che in realtà sono simili però? Allora, fanno parte dello stesso ramo, no? Ok. Però ovviamente la pedagogia è la scienza che studia il comportamento umano, no? Mm-hmm. Quindi il pedagogista diciamo deve aiutare, supportare il bambino, dare delle linee guida, gli strumenti necessari per poter affrontare poi le difficoltà della vita, perché comunque si tratta di bambini che si trovano appunto in comunità, quindi non hanno una situazione familiare stabile, non hanno punti di riferimento, non hanno elementi educativi di base, quindi dobbiamo essere noi, cioè è il pedagogista che sostiene, aiuta e supporta il bambino. Ok, no, perché appunto, cioè penso sia una confusione che nasce un po' sempre. Bene o male il ramo è okay. Quello, quindi no, perché anche perché cioè, quello che mi chiedo sempre io è poi tu oggi ci dirai, oggi mi diverto. Non troppo. No, perché mi piace tanto questo ramo e quindi l'idea di dover essere un po', diciamo, dare dei consigli, no? Anche anche a livello educativo, sai, ci sono cioè, tanti genitori, tante l'educazione poi è cambiata nel tempo, immagino. E però prima di partire da questo, cioè tu come ti sei approcciata a questo mondo? Intanto che cosa ti ha spinto a fare questo? Cioè, ti piaceva? Vabbè, allora, in realtà io prima, sai, alle scuole superiori avevo scelto tutt'altro ramo di studi, cioè facevo il linguistico, quindi tutt'altro. Però diciamo che dal punto di vista caratteriale sono sempre stata una persona che amava essere a disposizione, no? Quindi aiutare il prossimo, aiutare gli altri o comunque chiedersi il perché dei comportamenti. Poi mi ha sempre affascinato lo studio della mente, lo studio della filosofia, della psicologia, della psichiatria, che poi sono tutte materie che io ho fatto. Ci sono nel tuo percorso di studio. Certo. E mi ha sempre affascinato questa cosa, infatti poi ho deciso di intraprendere questo percorso. In passato, mi ricordo, non so, mi hai raccontato negli altri anni, che facevi qualcosa, dove hai lavorato più, cioè cosa facevi, ti ricordi? Ah, dici, proprio prima della laurea, intendi? Sì, sì, sentivo di raccontare questa esperienza, perché a me all'epoca, quando me l'hai raccontata, mi ha colpito molto, perché... Però vorrei raccontarsi tu, magari non è mai nei dettagli ovviamente, però vuoi raccontare un po' quello che... Allora, lavoravo io in un negozio tempo addietro. Poi, vedi? Cosa hai fatto? Ho fatto? Ma dopo la cosa facevi?
Dai, cos'è? Cos'è? Ah, l'educatrice, quanto? Sì, di solito sei sempre l'educatrice, che io sappia. Ma hai lavorato anche in un'altra comunità? Le esperienze passate, perché non è che tu sei, ti trovi allora, subito qua. La prima esperienza bella con le mie, assolutamente sì. Ah sì, lei si riferisce all'altra comunità, quella dei minori con precedenti penali. Sì, è stata un'esperienza lì molto forte. Lì la fascia d'età era superiore, era dai 12 ai 23-24 anni, quindi diciamo che quella è ancora più particolare come esperienza, perché già il loro carattere è formato e quindi è ancora più difficile lavorare con loro, però allo stesso tempo è molto bella. Diciamo che lì c'erano anche altre situazioni, prendevano anche magari delle terapie farmacologiche, quindi diciamo avevano dei disturbi diciamo un po' più particolari, però è stata veramente una bellissima esperienza perché mi ha formata. Sì, poi qualsiasi esperienza, no? Qualsiasi persona entra nella tua vita, che sia un bambino, che sia un adolescente, che sia una persona grande, contribuisce poi a formare la persona che sei, che diventi. È vero, è proprio vero. Quindi immaginiamo, cioè io immagino che hai avuto anche esperienze che ti hanno fatto un po' pensare di non essere pronta per questo. A volte sì. Ma tipo? Allora, ci sono dei momenti in cui ti senti un po' frustrato, perché a volte ti sembra di parlare un po' coi muri, perché ovviamente quello che tu spieghi ai bambini, ai ragazzi, cioè non è imminente il cambiamento. Il cambiamento poi tu lo vedi a lungo termine, quindi c'è tutto un percorso. Esatto, c'è tutto un percorso, cioè, ci vuole del tempo, perché comunque ognuno di loro è caratterizzato da un passato molto forte alle spalle, quindi scalfirlo non è facile. Ma perché, cioè, tu cosa fai poi nell'effettivo? Cioè, cosa fai? Qual è il tuo ruolo? Allora, i bambini, in questo caso, esatto, per esempio, i bambini quando sono arrivati qui, no, ovviamente ora hanno fatto tutto un percorso, no, educativo, attraverso delle attività educative, attraverso proprio tutta una serie di linee guida, cioè le basi proprio della civiltà, dell'educazione, no? Che sembra scontata. Che sembra scontato, però non lo è. Sai, il dare delle regole. Cioè, questi sono bambini che comunque non hanno avuto in passato magari dei punti fermi, dei punti di riferimento. Ecco, loro vedono me come, me e le suore ovviamente, come un punto di riferimento da cui prendere esempio, e quindi noi dobbiamo fare questo, dobbiamo accompagnarli, sostenerli, ascoltarli, perché comunque a volte hanno delle reazioni a volte anche aggressive e questo è dato dal loro passato, ecco. Inaspettato, certo, sì. Per, se tu pensi a un bambino, giustamente un tipo di reazione tanto aggressiva non te le immagini. Esatto, invece purtroppo succede, ma perché è un loro modo di reagire alle cose, e noi spieghiamo loro ovviamente anche che ci sono altri modi per reagire, no? In maniera diversa, cioè affrontare le situazioni e cercare di capire qual è la soluzione al problema. Ti è mai capitato di avere di fronte magari in questo caso un bambino e non sapere da dove partire? Tipo, cioè, dire oddio, ora che situazione? Allora, sinceramente no, cioè mi accorgo a volte della gravità della situazione, come mi è capitato nelle precedenti strutture, di più, diciamo, con i più grandi, questo mi è successo. Però poi parlando con loro poi ti viene spontaneo, poi sarà pure l'esperienza che poi ti porta a farlo automaticamente, ecco, ad aiutarli, ad ascoltarli e a supportarli. Okay. I pro e i contro di questo mestiere, quali sono? Questa è una bella domanda. Perché immagino che sia comunque un grande lavoro. Sì, di supporto. Non è sempre facile, soprattutto emotivamente e mentalmente. Perché comunque anche sapendo tutte le loro situazioni, no? Perché ci sono delle relazioni fatte e via dicendo, e ti rattrista un po', no? La realtà da dove vengono, ecco. E allora, come pro, è quando loro ti abbracciano e ti dicono ti voglio bene. Nel caso dei bambini, là sai che è vero. E quindi questo copre tutti i contro. Ecco, il contro può essere il fatto che è molto stancante mentalmente e emotivamente come lavoro, ecco. Okay. Però i pro sono appunto anche le soddisfazioni che ti danno quando imparano a chiedere scusa, perché non è facile, perché loro pensano che sia un punto debole chiedere scusa, invece non è così, è sinonimo di coraggio. Questo lo dovremmo fare tutti, anche noi. Vero, questo è vero, perché a me è difficile chiedere scusa spesso. Beh,
cioè, nel senso, sai, a volte subentra l'orgoglio, subentra, no, ma proprio anche onestamente parlando, no, penso che sia una cosa che capita a tutti, subentra quell'orgoglio magari e tu, perché devo chiedere scusa di una cosa che magari... Invece dovresti avere il coraggio di farlo, sai, dovresti allenarti a farlo. Ma infatti tu oggi sei qui così facciamo... Ci piace questo. Dovresti allenarti a farlo. Però in realtà è una cosa che chiedere scusa effettivamente sembra una cosa così... da deboli, ma non lo è. Non lo è assolutamente, perché tu nel momento in cui chiedi scusa, cioè ammetti di aver sbagliato, cioè capisci dove hai sbagliato e cerchi di non commettere più quell'errore. Ma è lì che sta la crescita. C'è la scusa però per un secondo fine anche. Quello è un altro discorso. No, però sì, effettivamente è l'effetto opposto in realtà, cioè è un atto di coraggio chiedere scusa, come ha detto Angelica. Sì. Voi se avete domande, ovviamente. Infatti questo dicendo, se c'è qualcuno che è interessato a fare qualche domanda, qualche richiesta ad Angelica, potete farlo tranquillamente che vi leggiamo, così Angelica potrà rispondere alle vostre domande e curiosità. Salutiamo anche Marco che ci ha scritto, ciao, che ci onora della sua presenza. Ciao Marco. Ciao Marco. Marco, lo conosco pure io. Marco, Marco, ti aspettiamo anche te in radio, poi ci sentiamo. È che però siamo fra un mese e mezzo, perché abbiamo già troppi ospiti. Forse no, però... lo dovevo dire, lo potevo dire. Ci sarebbe un calendario e quindi ti scriviamo. Anticipazione. No, perché magari chi lo sa, potrebbe nascere, prima ne parlavamo un po', potrebbe nascere anche una bella rubrica, nel senso magari di un minutino, giusto dei consigli, la posta di Angelica. La posta di Angelica. Questo sarebbe molto interessante. Sì, sì, piacerebbe. No, non sarebbe male. Senti Angelica, scusa, forse... No, vai. C'è qualche esperienza in questa comunità o nelle altre comunità che tu hai, nelle quali hai lavorato, che ti ha colpito particolarmente? Ora, ovviamente senza dirci chi, dettagli e tutto, ma se c'è qualcosa ce la puoi raccontare in qualche modo? Allora, particolarmente... allora, ci sono stati alcuni eventi un po' traumatici, no? Ti hanno destabilizzato. Tipo nel 2019, sempre nella comunità dei ragazzi più grandi, c'è stato veramente un evento dove noi abbiamo dovuto chiamare, insomma, le forze dell'ordine addirittura. Beh, perché cioè, quello mi ha un po' destabilizzata, però non mi ha fermata, perché comunque, come dicevo prima, ogni esperienza, ogni qualcosa che ti capita ti forma. Cioè io non sarei adesso così con la mia esperienza se non fosse stato... anche per questi eventi spiacevoli, diciamo. Esatto, perché ti tengono pronta, no? Cioè tu sai, esattamente, che... cioè, tu sei pronto a tutto. Se dovessi tu sai che dopo questa ti può succedere qualsiasi cosa, sei pronto a tutto. Ora speriamo che non succeda niente. Speriamo di no, assolutamente. Nel senso, ti tieni pronto alla vita, a prescindere dalla vita, però anche al ruolo che tu hai, perché è un ruolo, a saperlo gestire, diciamo, che dà importanza alle cose veramente importanti, perché poi vedi che sei circondato comunque da, anche da cose spiacevoli come questa, e quindi poi alle futilità non ci fai più caso. Ma se potessi tornare indietro, è una cosa che rifaresti, oppure lo rifaresti ma cambieresti magari qualcosa, non so? Lo rifarei assolutamente, intraprenderei sempre questo ramo di studi e non cambierei nulla assolutamente, no. No, si vede che sei molto appassionata di quello che fai. E se... Io domanda proprio, no, vabbè, non è una domanda provocatoria. No, perché comunque è una scelta bella, coraggiosa, cioè prendersi cura di qualcuno che non, magari ha una situazione particolare, no? Cioè come cambia, come proprio nell'effettivo aiutare un bambino nell'educazione, cioè magari... A volte ci sono situazioni che dici, magari hanno avuto una situazione familiare, quindi sono già stati educati, però non come... In maniera sbagliata. Non in modo come... civile. Esatto. Esatto, cioè è più facile in questo caso riempire una coppa già piena, oppure invece... Svuotarla e riempirla nuovamente. No, questo è un processo difficile, come dicevo prima ci vuole molto tempo, perché appunto loro sono più o meno consolidati, no? Quindi tu proprio
devi come se dovessi ricominciare da capo. Cioè, mentre quando un bambino è piccolo, tu riesci comunque a dare sin da subito, no, le tue direttive, le tue regole, allora cresce in base a quelle. Mm-hmm. Ma con bambini già di 7-8 anni già è diverso, e quindi proprio devi partire da zero. Certo. C'è anche come lavarsi, come sistemarsi, come rispondere, il non dire le parolacce, l'utilizzare un linguaggio, un certo tipo di linguaggio piuttosto che un altro. Poi cercare anche di ampliare il loro lessico, perché poi in base ai contesti in cui sono cresciuti, purtroppo, magari sono abituati anche a esprimersi in un certo modo, che è completamente sbagliato, quindi devi anche lavorare su quello, ecco, tutta una serie di cose. O soprattutto alle reazioni, anche ai richiami, cioè se io ti riprendo per un qualcosa, tu piuttosto che magari alzare le mani o alzare la voce o buttare una sedia in aria, discuti, ne parli e arriviamo ad un punto di incontro. Cioè, okay. Le basi proprio. E ti è mai capitato, per esempio, di cioè di essere vista invece, di essere presa troppo alla leggera a volte? Oppure, cioè, in quel caso tu non sei un'amica, è chiaro, no? Assolutamente no, io lo ribadisco. Quindi, sempre a te. Ecco, ti è mai capitato, ecco, invece di essere vista come un'amica e magari tipo cioè, nel senso, prendere posizione, essere, ecco, la visione della figura, comunque, perché può capitare, perché comunque stando sempre insieme tutti i giorni poi dici, per me non la vedo più come la mia educatrice, magari ti vedono come l'amica del cuore, diciamo. Allora ti dirò, pensavo che questo potesse essere un difetto. Invece nella comunità dei più grandi, che io allora avevo 26 anni e loro 24, quindi dico, eravamo lì, invece questa cosa ha aiutato. Cioè, l'essere vicini come età è stato un elemento positivo piuttosto che negativo, perché loro si sentivano compresi. Ok. Capito? Anche perché forse tu mostravi l'altro lato della medaglia, cioè la dimostrazione che comunque c'è un modo di essere diverso rispetto a quello che fino ad ora, ecco, quelle persone avevano vissuto. Esattamente. Quindi vedevano in te forse anche un'aspirazione futura, un dire, guarda, forse anche se ora sono in questa situazione, un domani potrò migliorare, potrò forse, non so, ritrovarmi dall'altro lato della cattedra. Esatto, esatto. Ma infatti noi, io con le mie ex colleghe, abbiamo avuto poi comunque delle soddisfazioni. Certo, non tutti coloro che erano lì dentro, diciamo, sono riusciti a prendere una strada positiva, però molti invece sì, hanno iniziato a studiare, hanno trovato subito un lavoro, sono inseriti, insomma, nella società, quindi quando abbiamo avuto delle soddisfazioni. Quindi quando tu arrivi in una comunità e magari hai in carico dei bambini, dei ragazzi, cioè il tuo obiettivo in realtà è quello di formarli, e poi se non ci riesci, come la vivi questa situazione? Cioè, è una perdita personale oppure... Cioè, allora sì, capitare. Diciamo che la vedi un po' come una delusione, no? Perché comunque ci tieni. Se fai questo tipo di lavoro ci metti il cuore, no? Quindi speri che loro possano migliorare e avere un futuro migliore, no? Quindi se non succede è normale che rimani un po' deluso, quello sì. Ok, ok. Emanuele scrive, nelle relazioni educative l'empatia è fondamentale, giustamente. L'empatia. Cioè, Emanuele. Assolutamente sì, io sono sempre stata una persona empatica. Cioè, l'empatia è una cosa che comunque mi contraddistingue, appunto, come dicevo all'inizio, per questo ho scelto questo percorso. Anzi, forse sono troppo empatica. Dovrebbe un po' meno. No, vabbè, però può capitare, cioè nel senso... avere appunto la difficoltà, perché è difficile, non penso sia facile, cioè far capire quel limite, no? Comunque sono amica, però non troppo, sono una tua coetanea, quindi ti ascolto, però allo stesso tempo resto. Allora, questo io riesco a mantenerlo perché comunque io sì, sono comunque una tua amica, cioè nel senso ti cammino a fianco a te, però le regole vanno rispettate, questo sì. Loro i bambini lo sanno, quindi ormai a volte anche con uno sguardo mi capiscono ormai, quindi posso ritenermi soddisfatta sotto alcuni punti di vista. Certo. Dico, capita anche magari proprio nella vita, cioè se noi, ecco, parliamo per esempio, facciamo un esempio, nella vita di tutti i giorni fra mamma, quindi genitori e figli, no?
noi siamo figli e magari tipo capita di far arrabbiare i genitori per qualcosa. Ecco, cioè l'educazione penso sia cambiata un po', no? Si è evoluta nel tempo. Cioè, anche per esempio l'approccio per esempio dei figli con i telefonini. Io ho notato per esempio, noi magari lavorando anche con i bambini, una cosa completamente diversa dalla pedagogia, però è appunto questo attaccamento morboso con i telefonini, ho notato che i genitori però li lasciano fare, perché a volte oppure tipo che se sono a mangiare fuori magari per farlo stare tranquillo si utilizza il metodo, ti do il telefono così stai tranquillo. Non c'è cosa più sbagliata, esatto. Non so a questo punto perché tu praticamente acconsenti a un comportamento negativo, cioè piuttosto che darti il telefono affinché tu stia calmo, anche no, cioè magari stai a casa magari delle altre cose, esatto. E tu comunque durante il tuo percorso di studi ti sei approcciata, no, anche penso alla storia un po' dell'educazione. Cosa pensi, cioè come vedi l'educazione di oggi? Cioè si può parlare ancora effettivamente di educazione o l'educazione si è evoluta, e se si è evoluta come? In meglio o in peggio sotto i vari punti di vista? Allora, l'educazione sicuramente si è evoluta, dico rispetto al passato sicuramente sì, soprattutto nelle scuole, ora abbiamo la scuola dell'inclusione, sono stati introdotti i piani educativi individualizzati per cui ogni bambino ha la possibilità di studiare, cioè anche coloro che magari hanno delle difficoltà hanno proprio dei piani educativi fatti ad hoc, no, su misura, quindi questo è una grande cosa. Però ad esempio, ecco, io già nelle scuole o nelle scuole dell'infanzia o anche per più grandi, io inserirei ad esempio la figura o lo sportello pedagogico, quindi col pedagogista, o uno psicologo, perché sin dall'infanzia si inizia a vedere, no, se il bambino ha qualche comportamento disfunzionale, no? Quindi già che loro abbiano un punto di riferimento a scuola con chi poterti confrontare, parlare delle tue turbe, anche se sembrano cose futili, però ci sono cose da bambini. Esatto, cioè tu devi poter avere un punto in cui a cui appoggiarti, ecco. Quindi io lo introdurrei a scuola, sinceramente, perché questo eviterebbe tante cose. È vero, perché non c'è qui, c'è in America. No, esatto. In Italia non c'è, in Italia in America c'è un consiglio. Io lo introdurrei. In alcune scuole c'era. Mi sembra che si è fatta forse qualche cosa, forse le singole scuole hanno la possibilità di... Allora, io ricordo quando ero piccolo che una volta al mese forse, ma era qualcosa che un progetto della scuola stesso, che ogni bambino aveva la possibilità di poter rivolgersi a un... come posso chiamarlo? Perché un terapeuta? Comunque sì, esatto. Qualcuno a cui poter dire tutto quello che passa nella testa. Però non c'è effettivamente, potrebbe essere una bella cosa. Questa sarebbe una grande cosa, secondo me. Posso farti una domanda? Perché è un'età particolare, quindi... Esatto. Un po' personale, forse. Penso che ogni mestiere, ogni lavoro, ecco, che poi si va a fare, in qualche modo influenza la vita personale. In questo, quindi, l'essere una pedagogista, avere questo tipo di formazione, come ha influenzato poi il tuo rapporto con i tuoi affetti, con i tuoi cari? Non so se spiega bene. A parole tue, Nino. Aspetta, riformula, vai. Vai. Ok. E io forse ho capito. No. Ho capito cosa intendi. Nel senso, come tu ora affronti, come Angelia, quindi non la... pedagogista Angelia, come persona tu come affronti una tua, non lo so, una tua difficoltà, ecco, in questo, come il tuo studiare, il tuo percorso ha influenzato poi la tua vita personale? Allora, io sono del parere che è molto importante, secondo me, lavorare su se stessi, cioè è la prima cosa. Quindi, anzi, colgo questa occasione per lanciare un messaggio: andate ragazzi dallo psicologo, fate terapia, perché serve a voi stessi. Questa è una cosa molto importante. Adesso reagisco in modo diverso. Io
essendo una persona molto emotiva, magari prima reagivo in modo diverso, cioè me la prendevo magari a male per la qualsiasi cosa. Adesso invece no, ora poi sono maturata anche con le esperienze lavorative e quindi prendo tutto in modo più leggero e cerco di razionalizzare meglio le situazioni che capitano, ecco, giornalmente. Quindi è interessante anche sotto questo punto di vista, perché si pensa a queste figure, a questi terapeuti, è come un tabù, come, esatto. Cioè, si pensa all'andare dal terapeuta, no? O stesso la figura del terapeuta, lo strizza cervelli, e invece no, bisogna iniziare a sdoganare. Io ci devo andare questa... perché sono pazzo, ma sì. Non è così, assolutamente no, anzi lavorare su se stessi è la cosa più difficile che si possa fare, infatti non lo vuole fare nessuno per questo. Però, poi dipende ovviamente che tipo di persona incontri, se vuoi andare da uno psicologo, perché magari anche quella persona che hai davanti non ti ispira quella... Forse anche trovare quella persona giusta. La persona giusta, giusta, perché ho avuto esperienze con persone che magari non si sono trovati a loro agio con... Beh, certo, questo quindi, da cambia. Volte è anche quella parte che magari... E ci rende difficile, esatto. Sì, però a prescindere, è vero, non c'è questa attitudine nel dire vabbè, vado dallo psicologo, cioè sto bene, nel senso mi va, ho solo voglia di parlare, esatto, di dire un po' quello che mi passa per la testa, non perché sto male, capito, cioè voglio parlare con qualcuno che non sia un mio amico, perché poi lì è la differenza, esatto, perché esatto, se no finisci tipo come una cacchiera dal bar, ecco. Esatto, e questo già ovviamente non va bene, perché non sarebbe produttivo, certo. Per esempio, io sono un grande amante della Corea. E da poco. Da poco? Da poco. Si scoprono queste cose di Anthony. In realtà no, Giorgia lo sa, Giorgia lo sa. Tu la sapevi questa? No, io non la sapevo questa. Nemmeno io, Giorgia. No, non lo so, perché proprio purtroppo gestiamo pagine in comune, quindi mi escono tutte spontaneità. Si spiega per te, io c'ho cose coreane, cose particolari. No, perché mi interessa molto la cultura asiatica, ma sono talmente avanti, eppure la figura dello psicologo viene considerata davvero un tabù. Non se ne parla. La situazione con queste 16 qual è? Proprio riguardo a questo. Cioè che anche qui è un tabù ancora questo. Capito. Okay. Cioè la figura dello psicologo non viene considerata completamente lì. E anche lì proprio il mestiere non esiste. Cioè non... È vero, ma infatti, ripeto, per questo ci sono tanti in giro. Casi umani, ecco. Esatto, famosissimi casi umani. Tutto servirebbe nella rubrica apposta del cuore perché d'Angelica. Perché non vanno dallo psicologo. Si potrebbe anche affrontare questo argomento, secondo me prenderebbe. Non so se la regia ci stava dicendo qualcosa che forse dovete... io parlavo di sì, sopra. Sì, sì. Mentre tu... Non so se era una cosa importante. No, la regia ha sentito. Ci comunica. La regia è tranquilla. La regia ci comunica, sì. Abbiamo, da oggi la legge ci abbiamo comunica. Sbloccato un nuovo livello, esatto. Ci siamo a livello che se la legge ci dice qualcosa lo sentiamo. Ok, sì. Ah, è abbastanza. Apriamo esortiamo questa cosa, cioè nel senso è vero, tu hai detto una cosa bellissima, cioè nel senso esortiamo i giovani ad andare dallo psicologo, insomma, a parlare, anche solo parlare, però dico poi magari uno dice vabbè, ma ci vogliono I soldi. Dici la parte economica, sì. Sì, quello sicuramente sì. Però ci sono tanti psicologi, penso. Sì, ma ci sono i consultori, dico. Le possibilità ci sono eventualmente, ecco, certo, ci sono anche quelli online, volendo, dico, un modo si trova se si vuole lavorare su se stessi. No, per dirlo. Il problema perché... è avere la volontà di farlo, purtroppo. No, infatti. No, per dire che comunque esistono, ci sono un sacco di assolutamente ci sono un sacco di scusa, possibilità, esatto. Non troviamo la esatto. Scusa, però scusa nel senso di scusa, no scusa, ti chiedo sì. Scusa. Perché non ci ha seguito all'inizio, magari non lo specifichiamo. Mi dispiace per loro, si guarderanno la diretta, voglio dire. O l'ascoltano su Spotify. Io mi volevo collegare a una domanda che ha detto Nino. Allora, ti è mai capitato di farlo involontariamente, di... psicanalizzare un po' le persone e dirmi ma perché l'ho fatto, forse era meglio di questo mi capita sempre purtroppo mi capita sempre soprattutto è un rischio quando, del mestiere sì no? Soprattutto quando le incontro subito magari vedo come si pongono, come stanno, mamma perché sai anche la prossemica, no, come ti muovi se mi stai vicino, la prossemica, cos'è vicino? La prossemica, noi siamo ignoranti, se spiegalo, se ti sto vicino, se ti tocco, okay. Se quindi l'atteggiamento che ho nei tuoi confronti, okay. No? Come tu ti mostri e questo purtroppo è, sai, deformazione professionale, che tu guardi ogni comportamento lì
State attenti allora se incontrate Angelica. State attentissimi. Perché vi studia. Vi guarda, vi scruta. Vi studio. Ecco, ecco. Magari poi un giorno studiamo bene anche Anthony. Sì, ma io guarda, no, perché a me piace, no, parlare appunto di questo, di tante potrebbe cose. Potrebbe essere io... l'inizio di questa posta del cuore di Angelica. Iniziamo con Anthony. Sì, sì, no, ma ragazzi, l'abbiamo detto, c'è anche domande così, anche in forma anonima, chi vuole. Anche voi stessi, ecco, che ci seguite o avete degli amici che hanno voglia di, ecco, sentire il parere di qualcuno di esperto e non... dell'amica dice ci prendiamo un caffè al bar e ti racconto questa cosa, voi potete mandare un messaggio ai nostri canali e raggruppandone un po' possiamo avviare questo format con la nostra Angelica, che è disponibile per aiutarci, ascoltarci. Certo, diventa una condivisione di esperienze. Ecco, un caffè, no? Con Angelica. A caffè. Potremmo chiamare in questo modo. A caffè con Angelica. Mi piace, piace anche. Ci vuole anche il caffè. Ovviamente, caffè. Adesso ci manca solo la caffettiera, qua siamo esatto. A posto. Regia, dove è la caffettiera? Scusami. Cioè, oggi hai portato un coso gigante, che voi non sapete, eravamo qua nella stanza, a un certo punto è spuntato lui con un coso enorme che non si vede qua. Beh, no, non si vede, l'ha messo in un angolino. Ho detto, ma che ci devi fare questa cosa? Però posso più servire? Io non riuscivo a collegare quello che... come? Non collegavo. Ma è estratto. Non lo possiamo dire, no. Ci servirà nelle prossime puntate. Ah, quindi, forse. No, però non lo dovete spoilerare. Ma non ho detto spoiler. Niente. Cosa ne pensi degli spoiler, Angelica? Allora, io non mi arrabbio se mi spoilerano, sì. Un film. Io sì. Non mi arrabbio. Io sì, anzi, io voglio sapere. No, io no. Lo so, è da un po' da così, però. Questa è sempre deformazione professionale. Esatto. Devo sapere, esatto. 100% devo sapere ogni cosa. Devo sapere tutto. È vero. Chi sei, cosa fai, come va, come non va. Se tu ci dovessi descrivere un po'... con tre aggettivi, questo è un gioco che ormai ripetiamo. Facciamo un po' tutti, effettivamente. Sì, effettivamente. Sentiamo. Con tre aggettivi, se tu dovessi descrivere il percorso che hai, cioè di vita che hai scelto, insomma, che sicuramente, cioè, ti piace, perché si vede che ti piace. Però la tua professione. Esatto, come devo descrivere la mia professione con tre aggettivi. Sì, proprio. Non beh, belli, uno brutto lo puoi dire. Uno brutto. No, poi se ti piace veramente tanto, vabbè. Allora. Ah, e poi ci dà anche una motivazione della scelta, ovviamente. Esatto. Troppo vuoi sapere? Questo non c'era scritto nel contratto. Esatto. Allora, è sicuramente intenso. Gratificante. Anche negativo, se vuoi. Anche terzo. Negativo, se può vuoi. Un cognome, un verbo, un avverbio, una locuzione, una preposizione. Scegli tu. Proprio Nino della semplicità. Dai, a volte è difficile, a volte è difficile. Pesante. Ecco, a volte è pesante. Ci sta, ci sta. Beh, diciamo che siamo arrivati un po' a questa puntata. Che numero siamo, regia? Sette, mamma. Mi sembra che ieri che abbiamo iniziato, ragazzi. Siamo già alla settima già puntata. Sette sette puntate. A 10 che facciamo una festa? Certo. Allora, 10 puntate. Allora, di solito una stagione si conclude con 10 puntate, quindi ma prima no, stagione. No, noi non possiamo concludere una stagione, stagione, una serie Netflix. La regia ci vuole dire qualcosa. Vai, regia. La no. Regia ha detto il suo no. No, per dividere le puntate in stagioni, quindi prima stagione 10 puntate, seconda stagione 10 puntate. E nella seconda stagione cosa accade? Ma serie Netflix. Dovremmo lasciare aperto. La seconda stagione, ragazzi, un'idea, buttiamo fuori la regia. E come va avanti la baracca? Finta la regia non va avanti la baracca. Comunque, sono contento. Cioè, non lo faremo mai, sei il nostro cuore. Io in realtà volevo chiedere più cose però ad Angelica. Allora, io ho paura però di questa cosa. Mamma, perché io tipo c'è un'associazione per esempio, cioè, io per esempio sono uno che associa tanto, cioè per esempio a me piace vedere dei film in base a come mi sento io emotivamente, e se io non piango almeno un giorno nella mia vita non sono felice. Cioè, guarda che cosa, contrapposizione, cioè, assurda. Piangi giornalmente? Sì. Ah, sì. Okay. E se non piango sto male, devo piangere. Beh, è uno sfogo tuo, no?
È uno corretto. Sfogo anche a livello di stress, magari, quindi sfoghi in quel Beh, modo sicuramente. Per quanto riguarda il film, cioè se sei uno stato d'animo tipo vorrei un film più... C'è un detto cioè, tipo le ragazze... Dipende, cioè non afficerei la cosa del film. Dici, perché piangere. È il film che mi fa piangere, forse. No, nel senso, tu altrimenti capi, dici oggi voglio darmi un film horror, perché magari il tuo... Bah, i film horror mi piacciono assai. Appunto, a me pure, anche a me. Vedi? Se li guarda le tantissimo, film horror, io no. Non sono disturbato. No, assolutamente no, io mi guardo thriller psicologici, sì, horror, tutto. No, no, pure io. Posso darti un commento? Io da proprio grande fan del film horror. No, ma noi l'abbiamo visto un horror insieme. È vero, è vero. Quale? L'esorcista. No, quello no, no. Non lo voglio vedere. Il mio primo film horror. Non stiamo sponsorizzando niente, la regia ce lo ricorda. Io volevo dirti invece un detto riguardo a questo fatto del piangere, perché mia nonna diceva che appunto quando devi piangere sempre è per chi ha un cuore pieno. Quindi io ho il cuore pieno di amore, di qualcosa, e quindi devi in qualche modo, se c'è un pensiero di base che ti turba forse e ti fanno piangere, silenzio se c'è un pensiero che ti turba, un qualcosa a cui pensi spesso e ti rende triste, ti rattrista anche in maniera inconscia, e quindi esatto, e quindi piangere fa bene. Sì, perché non è uno sfogo, sicuramente. Ah, ecco, lo diciamo che piangere fa bene, perché io non piango, vado in palestra, evito di piangere, vado in palestra. Adesso apriamo il discorso, per esempio, no, della mascolinità tossica, no? Perché l'uomo non deve piangere? Non è una debolezza piangere, assolutamente no. Anzi. Secca, mi piace. Vabbè, diciamo che questo sacco del maschio è un po' un concetto che... Sì, il bacio della buonanotte, ti imbocco le coperte. Sono delle cose belle, sono delle belle attenzioni. Invece alcuni uomini dovrebbero imparare a farlo di nuovo, perché si è persa un po' questa cosa. È vero. Comunque, Anthony, sei contento di questa bella sì, chiacchierata? Ma fuori poi diremo altro. Va bene. Okay. Parleremo ancora, Angelica. Scusate se sono in mezzo, ma praticamente sono lontana da questo bellissimo microfono. Che stai dicendo? Tipo, perché se mi metto avanti così, poverino, lui non vede Angelica. Se mi metto così... Io devo vedere, io ho bisogno del contatto visivo. Ma contatto visivo, male che ragazzi, la regia non sta guardando tutto quello che sta facendo. Cosa serve il contatto visivo? Il contatto visivo però ovviamente crea confidenza. Cioè tu guardando negli occhi quella persona comunque ti rendi conto di tante cose, sta mentendo, sei interessato a quello che stai dicendo. È vero, questa cosa il teatro me l'ha insegnata. Eh beh sì, veramente si capisce subito. No, te lo giuro, io no, però so mentire. No, è vero. Con chi ti conosce bene no, con chi non ti conosce bene sì. Comunque, passiamo oltre. Guardate, quanto è carino questo evidenziatore oggi. Che... Dicevano che prima leggevo da lontano che sta impandando anche con le sedie. Sì. Con questo blu. C'è un commento in alto che diceva che sta impandando con le sedie. Emanuele dice una cosa. Dice, come canta Caparezza, un vero uomo dovrebbe fare lavare i piatti. Non ho capito. Dovrebbe lavare. C'è stato un momento di freeze. No, perché c'è stato un momento di silenzio collettivo. Allora questa con la voglio come clip meme. Poi la nostra manager social media, come si dice, ce lo farà. La nostra social media manager che salutiamo. Ciao social media manager. Poi c'è Deborah Redano che scrive: ci vuole un tavolo rotondo, così non c'è nessun problema. Deborah, perché io ho questa Deborah. Abbiamo bisogno di te per questo tavolo rotondo. Tu? Ma aspetta, ma non credo a cosa si riferisce. Per il un tavolo tondo, no? Ah? Col tavolo tondo io non sto all'angolo. Ho capito. Così. Vabbè, allora aspettiamo te il tavolo rotondo. Se ci vuoi fare questo regalo, Deborah, anche se non è più Natale, la Befana è passata pure. Da noi, Deborah, ti aspettiamo anche a te in radio comunque. Sì, no, infatti, anche perché lei ci può parlare di tante cose. Comunque noi vi esortiamo veramente. No, io sono d'accordo. Cioè, apriamo una rubrica a Coffee with... No, vabbè, noi scegliamo il titolo. Vabbè, lui passò dalla rubrica della macchina al coffee. No, domani si sveglia. La rubrica della macchina. Non vedi perché questa puntata era confusionaria? Perché non lo spoilerano. Allora, Angelica potrebbe veramente ascoltare tutto quello che vuole, e se volete anche dei consigli.
Certo, nel più piccolo, sicuramente anche grazie alle esperienze anche personali, può dare dei consigli, sicuramente, sì. Quindi ci piacere. E torna da Deborah, ah. Che dice, non mi fate ridere. Mi riferisco al fatto che così tu non sei più nel mezzo e tutti ti potete guardare. Giorgia sempre sul pezzo, brava, hai capito tutto. Ha ragione, tutto per brava. Questo sei la mia psicologa preferita. Era ironica perché non avevi capito il pezzo. Cosa? Era ironica perché sì, non avevi so, capito. Sì, lo so. Vabbè, ciao, andiamo Deborah. Oltre. Ciao Deborah. Allora. Deborah. Comunque, hai altre domande, Nino? Altre no, no, domande poi fuori. No, io penso di no, penso che sia stata una bella chiacchierata questa qui con Angelica. È stato un piacere. Ah, no, ce l'ho. Eccola. Oh. Ce l'ho. No, io ho paura. Angelica, dovresti rispondere, ma questo nel contratto non c'era quando mi avete contattato. Cioè, io ho paura di questa cosa. No, sentiamo, un altro gioco, così chiudiamo in bellezza e poi diamo gli appuntamenti. Okay. Allora, tu, se ti dovessi dare un colore. Che colore? Un colore. Oddio, è la prima volta che mi fanno questa domanda. Cioè, è la prima volta. Rosso. Ok. Rosso. Tu, Antonio, sì. Voglio sapere il colore di Antonio, che è verde, sicuro. Ma me lo dice lei o lo dico io? No, dillo tu. Adesso dici il tuo. No, il mio è il blu. Ah, ecco perché. No, vabbè, ecco no, però perché oggi non c'entra niente. No, non c'entra niente, però ah, no. Il mio è il blu. Ma scusa, un tempo non era verde. No, verde perché è successo un'altra cosa. Lascia fare. Un tempo, ragazzi, era fissato col verde. Questi camminava momenti, per strada. Gossip. Verde. È il periodo della speranza. Sì, non lo so che periodo. Quindi, sì, ora ha cambiato periodo e colore. Sì. Ok, sì, altre domande? No, basta. Possiamo passare agli appuntamenti. Sei possiamo sicuro che te a tutto? No, no, non a posto. Possiamo passare. Ringraziamo la nostra Angelica. La invitiamo a restare con noi. Deborah dice blu, il colore della calma. Deborah quella con l'H. Sì. Mamma mia, Deborah con l'H, ragazzi. Sì, che devo dire? Ciao, Debbie. Grazie, Debbie. Ciao, Debbie. Sì. Va bene, sì, regia, passiamo. Vai, ai nostri appuntamenti. Non regia, resti qui con noi, Angelica. Come volete. Resta qui con noi, Angelica. Certo che resta qui con noi, Angelica. Non è che non sento, che siccome ci sono tante voci. A posto. Perfetto. Andiamo sui social prima, allora, regia. Vai, regia. Ti puoi mettere più vicino se vuoi. Allora, ricordiamo tutti i nostri fantastici social. Abbiamo sempre la nostra pagina Facebook, Oratori FMA Barcellona Pozzo di Cotto, dove noi facciamo tutte le dirette ogni venerdì. Poi abbiamo la pagina Instagram, e l'abbiamo creata da poco, quindi vi invitiamo a seguirci nella pagina, che si chiama _ Radio Gio, quindi seguiteci. Perché ridete? È perché forse si è sentito un campanello. Ah, il campanello. Cioè, perché ridete? Oddio, ho sbagliato nome di nuovo. Poi abbiamo il nostro canale YouTube, dove carichiamo le puntate che vedete qui su Facebook, le troverete anche lì. E il nostro canale si chiama Radio Gio. Poi abbiamo un altro social che ormai è proprio di Nino, perché lui fa proprio lo sponsor. Qual è? Spotify. Ci potete trovare, ascoltare mentre siete in macchina, mentre state facendo la doccia, mentre state cucinando, mentre state facendo una passeggiata in riva al mare, in montagna, al lago, fiume, dove volete. Sì. Ci potete trovare su Spotify ascoltando la nostra versione podcast, ecco. Che ci chiamiamo sempre Radio Gio. E poi abbiamo il nostro profilo TikTok, finalmente lo possiamo di nuovo dire. Radio Gio, dove caricheremo dei contenuti inerenti alla puntata, o forse anche qualche piccola anteprima, non si sa. Quindi seguiteci là. Anche perché sbloccando TikTok avremo tante sorprese. Delle sorprese. Esatto, quindi aspettateci anche su TikTok, vi aspettiamo là. Vuoi poi dire tu? Poi abbiamo i nostri contatti, dove potete contattarci e dove potete, chi lo sa, avviare questa rubrica insieme ad Angelica per qualsiasi domanda, oppure anche per dire voglio venire alla radio perché ho voglia di dire la mia, sono un artista, perché noi sponsorizziamo artisti, ma non solo, insomma, chi ha voglia veramente di mettersi in gioco e di parlare di bellezza, ecco. Esatto, e abbiamo la nostra email radiogio@gmail.com, oppure il numero WhatsApp, ci potete contattare anche lì al numero 349 5319 178. E finalmente lo possiamo dire, che vabbè, ovviamente non diciamo l'ospite. Nella prossima puntata ci sarà un ospite e finalmente potremo svelare tante cose.
Che però non vi svegliamo neanche oggi, neanche lo spoiler. Vabbè, ci stiamo un po' rinnovando piano piano. Ma non è rinnovamento, è proprio una cosa, una cosa che comunque che già era esistente. Esiste, non l'abbiamo mai fatta vedere una zona, quindi venerdì prossimo vi aspettiamo per questa fantastica zona che c'è qui proprio, che è meravigliosa. Qui. Qua. A destra, okay. Dove c'è Anthony? Quindi leveremo Anthony. Ci sarà una bella puntatona quella di settimana prossima. Quindi vi aspettiamo. E noi ringraziamo Angelica per essere stata con noi, perché è stato. Grazie a voi. Grazie veramente a te, perché è stata. Cioè, una bella chiacchierata. Sì, ci siamo un po' divertiti anche su queste piccole cose, anche se poi, insomma, veramente poter riassumere quello che fai in poco tempo è davvero. Cioè, è riduttivo, però. Difficile anche. È risulta difficile. Però è bello che abbiamo fatto questa chiacchierata. E noi, Angelica, facciamo sempre un gioco finale. Così. Un gioco, il saluto finale, ecco. Vabbè, ma è anche un gioco. Lui dice sempre gioco, ma è un saluto. Per lui la vita è un gioco. Ancora non l'abbiamo licenziato. Ma per me la vita è un gioco. Che si fa con il tempo? Che dai, c'è? Continua. Non me la ricordo proprio più. Ah, ecco. La cantava Emanuela, la sorella. Noi Deborah. Yes. Ce ne andiamo sempre. Povera insomma. Deborah. Noi ce ne andiamo, insomma, salutiamo. E diciamo sempre: vi aspettiamo qui nella prossima puntata. Radio Joe. Io finisco di dire Radio Joe. E tutti insieme poi diciamo la radio che non ti aspetti. Okay. E tipo Angelica resta tipo a dire ciao per tanto tempo, perché a volte la regia si dimentica di staccare. Quindi restiamo tutti. Va bene. Io te lo anticipo che a volte. Va bene. Ok. Quindi vai. Ci siamo? No, ci siamo perché vi aspettiamo nella prossima puntata, che sarà il 26 gennaio. Avremo veramente un ospite carino. Vi aspettiamo il 26 gennaio allo stesso orario, proprio qui, nello stesso luogo. Radio Joe. La radio che non ti aspetti. Ciao! Radio Joe.